A tutti giunga un cordiale saluto da Orazio Coclite. Ed ora spazio alla nostra carissima amica Matilde, che sta riscuotendo un notevole successo con la sua rubrica dedicata al galateo, al bon ton. Matilde, oggi di che cosa parliamo? Buongiorno Orazio, vorrei parlarvi del galateo in volo. Sapete che nel 2014 si è celebrato il centenario del primo servizio in volo? Oggi infatti viaggiare è una pratica diffusa, non più un'esperienza elitaria. Ecco dunque alcuni buoni consigli per un volo in harmony con gli altri passeggeri. Cosa mi dici del bagaglio a mano? Hai detto bene, Orazio, si chiama bagaglio a mano, quindi non cercate di far passare un baule per un trolley. Le dimensioni, ascoltatori, non mentono. Allora allacciamo le cinture. Si parte. Prima rassicurazione, tranquilli, l'aereo non decolla finché non siete saliti tutti a bordo, quindi non spintonate quando siete in fila per prendere il vostro posto. In aereo c'è il posto assegnato. Esatto, Orazio, quindi una volta raggiunto non bloccate il corridoio alla ricerca della settimana enigmistica, degli occhiali, delle cuffiette sepolte sotto strati e strati di vestiti, del vostro trolley da posizionare nell'apposita cappelliera, con movimenti garbati, please, e non come se stesse lanciando il giavellotto. E quando siamo tutti seduti, che cosa succede, Matilde? Beh, c'è il consueto rito dell'assistente di volo che ci spiega le normali procedure di sicurezza e l'aereo si lancia tra le nuvole. Confesso che io ho un po' di paura di volare. Caro Razzo, in effetti può capitare di vedere scene di nervosismo e panico. Allora, vorrei raccontarvi un episodio della mia vita passata. Ho conosciuto un po' di tempo fa, non me ne voglia, Ambra, l'attrice Ambra Angiolini. Avevamo scambiato due chiacchiere durante le operazioni di controllo, eravamo all'aeroporto. Lei mi aveva detto che con la maternità aveva sviluppato la paura di volare. Allora, non vi spazientite, cercate di essere rassicuranti con chi ha paura, mettetevi nei panni dell'altro. Mi ricordo che chiacchierammo a lungo e alla fine la rassicurai. Lei fu molto affettuosa e mi ringraziò alla fine. Tra l'altro, posso confessarvi che mi ritrovai seduta tra Ambra e Luca Argentero. Erano i tempi del film di Ospitex, stavano lavorando insieme Saturno Contro. Fu una singolare esperienza. Emotiva per me. Ispiri calma, Matilde. È certo l'insospettabile leggerezza dell'essere di Matilde. Oh, 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 nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. Quali altri consigli puoi darci? Respirate, fate cose rilassanti in volo, per esempio una buona lettura, consumate snack di mandorle ricche di selenio e magnesio, che è un naturale antidepressivo. Se sapete che durante il volo avete bisogno di alzarvi spesso, scegliete il posto esterno, quello corridoio. E veniamo ora alla sosta in toilette. Orazio, sia una sosta veloce, non una seduta plenaria. Non siete sull'Air Force One, non siete il presidente degli Stati Uniti e l'aereo, ascoltatori, è pieno. Fare un pisolino durante il volo è poi un'altra buona idea. Il vostro schienale è reclinabile, ma non troppo. Verificate che la persona seduta dietro di voi non stia mangiando e rispettate anche il suo micro spazio vitale a bordo. Oh, 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 oh. Nel degli occhi tuoi. Una curiosità, in aereo si può ascoltare la musica? Certo, la vostra playlist del cuore può diventare la colonna sonora della tratta aerea, ma con gli appositi auricolari. Non siete all'Arena di Verona e forse non siete Bocelli che canta Nessun dorma. Bisogna spegnere tutti i dispositivi elettronici, cellulari compresi. Esatto, bisogna mettere il telefono nella modalità offline. Godetevi dunque il viaggio. Devo dire che sembri proprio una hostess. Un capitolo a parte poi sono le scarpe. Perché molti le tolgono? Evitate di toglierle, sì, molti le tolgono, ma evitate, almeno sulle tratte brevi. Se lo facessero tutti si creerebbe una camera gas. E se qualcuno si addormenta è russo, uno come me per esempio? No, non ci credo. Comunque no alla rumoristica sonnifera e poi evitate di dormire sulla spalla del vicino o con le gambe all'aria, mondi. E se vicino a voi c'è uno che ha alzato troppo il gomito,
Siate distaccati e in caso di fastidio avvisate il personale di bordo. A 30.000 piedi di quota tutto si amplifica. Veniamo all'atterraggio. Quando l'aereo tocca terra e magari ancora in movimento, nonostante il segnale del Fasten Seat Belt, lo dico bene, sia ancora acceso, si vede Orazio ondeggiare di teste, gente che si alza, si avventa sulla cappelliere per prendere la valigetta, lo dico alla milanese. Attenzione nello sfilare il trolley rigido, incautamente. Radioascoltatori, ho visto bagagli impicchiata sulle teste di passeggeri ancora seduti. E poi non vi affrettate a telefonare, pazientate, stanno per aprire le porte, allora sarete liberi di raccontare tutta la vostra vita senza rendere partecipi l'intero equipaggio. Un'ultima cosa, mi è capitato di vedere spesso agli atterraggi partire un applauso. Ecco, non si dovrebbe fare, non è bon ton. Immagino sia un applauso liberatorio per chi non è abituato a volare nel blu dipinto di blu, cantiamola alla Modugno, insomma. Volavo felice più in alto del sole ed ancora più su. Dai Matilde, vedilo come un ringraziamento al pilota e al buon Dio che ci ha protetto tra le nuvole. E va bene, siamo clementi. Allora, caro Orazio, via ogni nuvola dalla nostra testa e buona giornata agli ascoltatori, chiaramente, della Radio Vaticana. Volare. E grazie a Matilde per i suoi consigli. Consigli che potete trovare nel blog www.isegretidimatilde.com. Grazie ancora, grazie a voi per averci cortesemente seguito, cari ascoltatori, e da Orazio Coclite è tutto, l'augurio di una felice e serena giornata. Si sveglia la città con le campane. Radio Vaticana Italia 105 FM.